1997. L'area 51, la base che ufficialmente non è mai esistita, è stata smantellata. Questo annuncio viene dato in un articolo scritto da Jim Wilson per la rivista Popular Mechanics. Nell'articolo si afferma che tutti i progetti segreti sviluppati nell'area 51 sono stati trasferiti, insieme al personale e alla strumentazione della base, in un complesso missilistico abbandonato nello Utah. Dopo un'indagine giornalistica, Wilson giunge alla conclusione che in effetti l'area 51 non è più una base per i test di velivoli tradizionali. Potrebbe però avere una nuova funzione, ancora più segreta. L'area 51 è stata costruita in modo da proteggere i propri segreti. La base è uno dei complessi più inaccessibili di tutto il pianeta. Per essere una base che ufficialmente non esiste o che è stata abbandonata, ha davvero troppe protezioni. Cartelli di pericolo dissuadono dall'inoltrarsi oltre un certo perimetro, dove sentinelle a bordo di jeep sono pronte ad arrestare chi trasgredisce. Nonostante questo, ogni notte un gran numero di curiosi raggiunge la zona. Cerca di andare fino al cartello, se è possibile. Quale? Quello. Continua ad andare, non ti fermare. Inquadra il cartello? Ok. Costoro provano disappunto, ma non sorpresa, nel verificare come la base sia completamente off limits. Ma vale comunque la pena di dare un'occhiata. C'è una jeep. Riesci a vederla? E visto che essere arrestati non è una gran prospettiva, tornano indietro lungo Groom Lake Road fino al punto di osservazione chiamato la cassetta della posta. Benché sia una normale cassetta postale di un ranch della zona, è sempre stata considerata parte del mistero dell'area 51. C'è infatti chi pensa che anch'essa appartenga al governo degli Stati Uniti. Guardando dalla cassetta postale si ha la prova che la segretissima base è ancora attiva. Nell'oscurità sopra Groom Lake, il cuore dell'area 51, luci di misteriosi velivoli compaiono e scompaiono di continuo, senza rivelare la propria vera natura e compiendo manovre incomprensibili. Sono velivoli creati dalla tecnologia militare o sono qualcosa di ancora più avanzato e alieno? C'è, o piuttosto c'era, un altro modo di avvicinarsi all'area 51. Era infatti possibile osservare la base salendo sui monti circostanti. Ma nel 1995 il governo proibì l'accesso anche a quelle zone montuose, dichiarando off limits i punti di osservazione di White Sands e di Freedom Ridge. Qualcuno però non si è arreso. Steve Hauser ha deciso di salire sul Ticabo Peak. Dopo una scalata di oltre 2 ore, ha trovato un buon punto, anche se distante, da cui spiare l'area 51 per mezzo di un sofisticato telescopio. Steve registra le immagini prese dal telescopio. Gli aerei che compaiono nel filmato sono Boeing 737, come quelli che decollano ogni giorno dall'aeroporto di Las Vegas. Nella base si vedono veicoli muoversi, hangar che si aprono e si chiudono, test di vario tipo. Sì, la base è sicuramente ancora attiva. Le voci però vanno oltre e parlano di altri velivoli custoditi nell'area 51. Velivoli che non sono stati costruiti sul nostro pianeta. Da secoli il deserto americano è sorvolato da misteriosi oggetti volanti di possibile origine aliena. Uno o più di questi velivoli potrebbero essere stati portati nella base dopo essere precipitati al suolo. Il cosiddetto UFO crash, termine che diventò famoso dopo l'incidente di Roswell nel Nuovo Messico nel 1947. E
E a quei tempi l'Area 51 era già operativa, nel segreto più assoluto. Alcuni pensano che il filmato in bianco e nero con la sconvolgente autopsia di un alieno sia stato girato proprio nell'Area 51, subito dopo l'UFO crash di Roswell. Il filmato, scoperto nel 1995 dal documentarista Ray Santilli, fece subito il giro del mondo, sconvolgendo milioni di persone. Molti ritengono però che il filmato sia falso. Illustri medici affermano che l'autopsia venne condotta in modo troppo rudimentale e che l'alieno è troppo simile anatomicamente agli esseri umani. Inoltre, nessuno ha però mai potuto analizzare la pellicola originale e quella di Santilli resta l'unica testimonianza sulla veridicità del filmato. Ma c'è anche una terza ipotesi, e cioè che l'eventuale falso non sarebbe stato realizzato da Santilli, ma proprio dall'esercito americano, per togliere credibilità alle voci che parlano di studi biologici e genetici sugli esseri alieni all'interno dell'Area 51. Se questo fosse vero, il filmato di Santilli mostrerebbe in modo fuorviante ciò che davvero accade al riparo di telecamere e macchine fotografiche. Nell'Area 51 forse qualcuno sta mappando il genoma alieno come è stato fatto con quello umano e sta conducendo studi di ibridazione sulle due razze. S4. Questo codice indica il cuore dell'Area 51. I laboratori in cui vengono compiuti gli esperimenti più fantascientifici che si rivelano a noi come misteriose luci notturne, forse quelle di aerei che utilizzano un sistema di propulsione antigravità. Lo stesso usato proprio dai dischi volanti. Ma quanto stanno facendo i militari nell'Area 51? Serve davvero solo a sviluppare nuove tecnologie? O sono in corso anche esperimenti di altro tipo? Lo sconvolgente filmato che mostra un extraterrestre della razza dei grigi, prigioniero della base, se ne venisse appurata la veridicità, sarebbe la conferma che l'Area 51 è molto di più di un semplice apparato militare. Forse qui, nel cuore di Dreamland, deserto del Nevada, ci si sta preparando a un contatto di massa tra esseri umani e alieni. E si sta cercando di capire se quegli alieni sono pacifici o ostili. L'Area 51 è ancora attiva. E questo potrebbe essere il suo nuovo vero scopo, mentre ogni notte il cielo del deserto continua ad essere illuminato da luci di origine sconosciuta.